Ho sbagliato ad avere delle attenzioni verso di te. No, avete fatto proprio bene. Sono quasi belli e profumati. Sai, Antonetta, i fiori si portano... Al muro! A dire! Senta, Antonetta! Serata conclusiva dell'iniziativa creata dal Circolo Arci il Ponte e dall'ANFAS di Ginosa. Una iniziativa che serve per contribuire a finanziare il progetto Dopo di Noi, realizzato appunto dall'ANFAS, un'associazione che va incontro alle persone che hanno dei disagi. Una serata che ha fatto il tutto esaurito al Teatro Metropolitan. Siamo andati dietro le quinte per capire l'emozione degli attori prima dell'entrata in scena. Lei è importante, quando sbagliano gli altri, non io. Hai preso la spalla? Io sono la spalla. E si creano una serie di equivoci con il proprietario della casa, tra gli affittuatari, tra una signora che poi deve entrare, perciò la solidarietà, tutti si ficcono in questa casa, un po' di tutto, è piena di gag, di cose serie. E poi comunque è bella, stamattina poi con i bambini è stato veramente emozionante, perché prima chiedevi se è più emozionante con i bambini o con gli adulti, sono due cose completamente differenti, però siamo riusciti a far divertire tantissimo i bambini e soprattutto a farli stare attenti, perciò credo che la commedia sia veramente bella. Inoltre credo che il piacere di stare insieme, noi non ci riteniamo attori, ma il piacere di stare insieme, di aver fatto le prove per tanto tempo tutti insieme, si è creato un bel gruppo, noi ci divertiamo e ci auguriamo che si diverte anche il pubblico. E io sono una casalinga che però mi do da fare aiutare il prossimo, aiutare chi si trova nelle sparatorie. Mi chiamano Carmelina Pronto Soccorso, per questo che do una mano, diciamo, soccorro chi ha bisogno e poi combino qualche guaio, vabbè. Qualcosa. Sono una zitella attempata che finalmente ha trovato l'uomo della sua vita ed aspetta un bambino e tutti mi prendono in giro. Allora, il mio ruolo è un personaggio amico di famiglia, anzi amico del padre defunto, del morto, il morto, ecco, io sono il morto che ritorna. Stasera io faccio la parte di un autista di taxi e niente, cerco di... abusivo, cerco di conquistare le parti di Antonietta, che è una mia amorosa, però nello stesso tempo si crea un equivoco con Luciano, un commerciante, dove si viene a creare una sparatoria e via dicendo. Non mi prolungo, altrimenti la fine verrà da sola. Ciao, io sono il cavalier Girolamo Loficco, il costruttore che deve regalare l'appartamento alla famiglia che viene sfrattata da questo signore che non ha nessuna remora a cacciare i proprietari, però per dare la casa alla famiglia purtroppo mi devo innamorare della ragazza che abita appunto con questa famiglia. Oggi ero veramente felicissima per i bambini, perché mi hanno fatto un'accoglienza che non mi sarei mai aspettata, un bambino addirittura mi ha presa e mi ha abbracciata, però è chiaro che stasera c'è molto molto più nervosismo, almeno perché è più impegnativo. Lo vedo più impegnativo, però l'emozione c'è sempre, anche con i bambini, e i bambini danno molto. È con grande dispiacere che ti devo dire che da questa casa te ne devi andare. Sai com'è? Si sposa mia sorella e verrà ad abitare qui. Come io in questo quartiere mi sento forestiera, mi sono spaventata. E poi non potevo l'ora di togliermi la soddisfazione di dare con le mie proprie mani la bomboniera del mio fidanzamento a donna Carmelina. Bravo. Che bella pancia che hai, che bella pancia che tieni, te la do la mia pancia. Grazie, signorina, quasi signora, già quasi signora, sembra ci non anche fatto, ma qui da sinistra. Beh, la serata è splendida, diciamo che ci sta riempiendo di gioia, perché ci piace, al di là di quello che possono essere i risultati del contributo, ma ci piace proprio questo legame che si sta creando fra l'associazione e tutti i cittadini di Ginosa. Per questo siamo veramente contenti e orgogliosi della partecipazione dei nostri concittadini.
grazie a voi e grazie comunque a tutti coloro che sono intervenuti. Per quanto riguarda l'Arci, non possiamo che sentirci orgogliosi di contribuire alla crescita di questa comunità attraverso queste manifestazioni che riscuotono un così forte consenso popolare. Il Metropolitan Stracolmo è per noi motivo di grande soddisfazione. Grazie a tutti i genosini per come hanno accettato la nostra proposta di realizzare questa serata. E ti ha scritto una bella lettera, no? Ho patrono di casa. Anche se le chiamo dei nasi. Però, per chi fa un piacere, io non ci assente davvero, mi raccomando. E come? No, niente, che gli dico, ho patrono di casa. Casa è una piccola galera. Meno male, ogni tanto mi metto una piccola onore in bar. Una piccola onore in bar.